Ciao a tutti amici e amiche di N79 Gaming, eccoci ragazzi, tornati sul canale. Oggi andiamo a provare un nuovo gioco. Si tratta di My Hotel. Cosa dovrebbe essere My Hotel? Dico dovrebbe perché ovviamente non l'ho ancora provato e lo andiamo a scoprire insieme. Dovrebbe essere un simulatore in cui negli anni 50 prendiamo in gestione un hotel e dobbiamo, insomma, giustamente gestirlo. La cosa particolare del gioco è che oltre ad essere un simulatore, insomma, di quelli che più o meno ce ne sono parecchi su Steam, dove si prende, insomma, un hotel e si gestisce il tutto, qui gli sviluppatori parlano anche di una storia interessante che potrà essere, diciamo, indirizzata alle nostre azioni. Quindi ogni partita, dicono sempre loro, potrà essere diversa in base a quello che facciamo. Quindi dai ragazzi, io sono curioso di provare questo gioco, andiamo a iniziare una nuova partita. Il gioco è in italiano. Al momento però già ho visto che se noi andiamo per esempio su opzioni e video qualsiasi cosa fare domanda che non so cosa voglia dire e il gioco è tradotto un po' così. Quindi vediamo un attimino anche come la traduzione, ma ho paura che non sia il massimo, insomma. E il gioco uscirà il 15 novembre, quindi ve lo porto un pochettino in anteprima e dai, andiamo a fare una partita, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, eccoci qui ragazzi, il gioco ci porta October direttamente nel nostro hotel, 1931, vediamo un po'. Chicago. My uncle, William Griffin, the owner of the Griffin Royal Hotel, was murdered in his own hotel. One of the guests found him dead at the bar. He had been shot in the front of his head. The case was suspicious from the beginning, but the police had no interest in solving it. The investigation was quickly closed. The reason for my uncle's death? An accidental shooting. Someone was very eager to keep the truth from coming out. The best hotel in the city was shut down and forgotten. 20 years after William Griffin's death, I, Thomas Griffin, have returned to Chicago. I want to solve the mystery of my uncle's death and restore the former glory of the Griffin Royal Hotel. Now it's my hotel. Ok, questa è stata un po' However, l'introduzione. I Ah, need to non è start from the finita. very beginning, step by step. I'll start by cleaning the rooms. Ok, abbiamo visto insomma l'introduzione, abbiamo preso in gestione questo hotel che era di nostro zio. Ok, va bene, adesso vediamo un attimo cosa fa. C'è scritto di premere B. Dicevo, abbiamo preso in gestione l'hotel che era di nostro zio, a cui era stato piantato un proiettile in testa, la polizia ha archiviato il caso, non si sa perché, non si sa per come. Noi abbiamo preso in gestione l'hotel e dobbiamo, uno, diciamo, riportarlo agli antichi splendori, a parlare addirittura del miglior hotel della città, due, cercare di risolvere l'omicidio di nostro zio. Allora mi ha detto premere B. Ok, qui ci manda, c'era scritto che voleva pulire le stanze. Allora vediamo un attimino intanto come questo hotel, come vedete ci sono delle pantegane. Qui è tutto sotto sopra, vediamo un attimino, facciamo un girettino. Qui piove, camminano un po' in una maniera un po' così, va bene, ok, perfetto. Allora, B, premiamo B, andiamo a vedere un attimino. Allora, atrio, la traduzione non sembra malissimo in questo momento, però almeno per ora. Allora, andiamo nell'ascensore, premiamo che dobbiamo prendere uno per il primo piano, due per il primo piano. Siamo, credo, nella lobby. Ah, non c'è il tasto, sì, c'è la tastiera, ma credo che sia fittizia. Premuto 2. Trovo la stanza 101. Ok, andiamo un attimino a vedere. Vedete, è proprio molto anni 50. È proprio una certa ambientazione particolare. Piano di trappole per topi. Bene. Allora, stanza 101. Eccola qui. Ah, grande però, eh. Molto, molto grande. Allora, apriamo. E questa è la prima This room stanza. needs a proper shape. Saying goodbye to the damaged furnishings, dingy walls, and ruined floor. Ok, quindi dobbiamo, credo, togliere i mobili e pulire tutto. Allora, guardo un vecchio in balla, ok. Tieniamo premuto E. Ok, così, sparito? Va bene. Togliere le macchie con la scopa. Ok, togliere le macchie con la scopa. Allora, intanto andiamo al bagno qua che c'è. Si imballa la tazza. Ok, togliere le macchie con la scopa. Come si usa la scopa? Tab. Allora, questo cosa sono? Cos'è questa roba? Non lo so. Questo qui non credo. Questo qui è. Okay. Ah, eccola qua. A posto. Diciamo, non è proprio intuitivo, eh. Quindi io vado qui e la tolgo, sì, perfetto. Uno, due. Scopettone proprio antico.
posto? Che, ah no, questa qua. Ok, metti il letto nella It's stanza. going very well. It's time to choose the right furniture. The most important thing is the bed. That's all I need to rent out the room. If I want the room to be more expensive and luxurious, I can add more furniture, decorations, and upgrade the bathroom. Ok, quindi basta un letto per affittare la stanza, poi se lo vogliamo, I need to think immagino this through far. carefully. Furniture needs space to be useful. Let's see. Ok, dicevo, se lo vogliamo poi far pagare di più, immagino la stanza, dovremmo abbellirla. Allora, mettiamo il letto nella stanza, quindi da qui, immagino, questo è il letto, eccoli qui. Beh, questo è un letto da prigione. Allora, questo qui, vediamo un po'. Allora, vedete, ci dà anche la forma della porta, con la rotellina del mouse lo giriamo. Dove la mettiamo il letto, però? Certo, se uno entra e si trova subito il letto, non è che sia il massimo. Qua ci stanno i tubi. Ah, proviamo così. Vai. Va bello, bellissimo. Vedi la It's good. planimetria? Now I can Sembra go to the board buono. in the hall. On it I can see all the rooms, what furniture is in each room. And thanks to the board I can upgrade the bathrooms. Ok, dobbiamo andare alla planimetria, quindi credo che poi i bagni, se non ho capito male, si aprono da sotto. Andiamo a vedere, torniamo giù e andiamo a vedere che, dove è. Ah, ok, perfetto, ogni piano quindi ha la sua planimetria, questa è la planimetria del primo piano. Ok, qui ci sono tutte le stanze, come dicevo sono tante, sono parecchie, adesso non so quanti piani ci sono. Allora, 101, rinominare. Migliorare il bagno, immagino, sì. Rinominare anche, si può rinominare la stanza. Miglioriamo il bagno. Io ho 1000 dollari, costa 100 dollari. Aggiornamento, sicuro sì. Ok, fatto. Immagino di sì. Vicino, che volevo Time to lasciare. clean the Ok, lobby, sì. the heart of the hotel. There's a board near the elevator that I can use to renovate the lobby. Ok, il progetto della lobby, quindi giù, io però voglio un attimino, giusto per curiosità, tornare qui, voglio vedere il bagno se. Ah, ok, sì, se vuoi. Andiamo un po', rinnoviamo il bagno. Direi proprio di sì, eh. Allora, è così, quindi diciamo c'è poco spazio almeno per il bagno, alla creatività, insomma, si spinge un tasto e si rinnova, si pagano 100 dollari e si rinnova il bagno, questo funziona o no? Ok, va bene. Allora, io non so, ragazzi, se uscirà una patch o qualche aggiornamento il giorno dell'uscita. Quindi, quello che vedete è la versione che mi è stata mandata, ma non so se sia la definitiva. È un po' rozzetto, dai. È un po' rozzetto in questo momento. È un gioco ovviamente indie, ragazzi. È sviluppato, immagino, da un piccolo team. Quindi, non ci aspettiamo niente di clamoroso. Importante, no, come al solito, è che sia interessante, che sia divertente, poi per il resto ci possiamo passare sopra. Ovviamente io in questo momento non so quanto verrà a costare il gioco, quindi non vi posso dare anticipazioni sotto questo punto di vista. Allora, vai al pannello della lobby, B, premiamo B. Allora, andiamo al pannello della lobby, che è qui vicino. Che dobbiamo fare? Ah, rinnovare qui, immagino, pianta dell'aria. Spingiamo qui. Lobby, il cuore dell'hotel, un luogo dove le strade degli ospiti si incrociano e tutte le attività hanno inizio. È qui che si concentra l'energia, il movimento che alimenta il resto dell'edificio. Aggiorno. 100 dollari pure questo. Sì, va a posto. Quindi l'abbiamo fatto. Vediamo un po'. Great. Oh! When I earn more money, I'll be able to make further improvements to the lobby. Better and more comfortable furniture, more decorations. All of this will add more and more prestige to the hotel. Ah, those damn rats. There are traps upstairs. I need to go get them. Rats aren't Ok. that easy to get rid of. I'll have to keep dealing with catching these damn pests from time to time. Ok, quindi. Chi è? Attenzione. The hotel bell. The Campanella, first guest. il primo I ospite. need to quickly go to the reception and use the guest book. Buonasera. Allora, apro tenendo il tasto F, quindi il nostro primo cliente. Allora. Now I have to choose the right room for this guest. I have a list of Oddio, all non the si legge rooms here. niente. Room 101 will be perfect. I just finished renovating it. Now I just need to write the guest name next to the room number, and it's done. Ok, quindi devo trovare la stanza giusta per ognuno. Seleziono l'ospite a sinistra e sposto il nome sul numero di. Cioè, se vede una mazza, va bene. Quindi 101, se non ho capito, mi ha detto 101. Ok, lo prendiamo e lo buttiamo qui. Voilà. Perfetto. Ma ha pagato? Non ho. Success.
Sì. The first guest in 21 years. The Griffin Royal Hotel is slowly coming back to life. It's been a long day. I'll go to the clock and see what time it is. I'm glad this clock wasn't destroyed. It remembers the best years of this hotel. My uncle used to say that when he looked at the clock, time seemed to pass faster. Now I can use this clock and take a bit of a rest. Dov'è l'orologio? Usa l'orologio per accelerare il tempo. Allora, cerchiamo l'orologio, che io non l'ho visto. Sta qui. Eccolo qua. Ok, questo è l'orologio. Ma andiamo a prendere le trappole, perché mi ha detto pure tocca mettere le trappole per i topi che erano al piano di sopra. Però vabbè, lo vediamo dopo. Acceleriamo il tempo. F, che devo fa? 8, come si fa? 8M. Che è sta roba? 6, 7, 8. Perfetto. Fatto. Allora, raccogli la biancheria. Allora. Ah, perfetto. Vedi, il primo ospite è uscito, quindi dobbiamo fare la biancheria. Andiamo a 101, immagino. Qui vedete sopra c'è tutta una sorta di timeline, insomma, con le cose, immagino, con le cose da fare. Allora, se io spengo qua, a parte non si legge uno, però no, niente. Bisogna usare assolutamente la tastiera. Quindi adesso sono le 8 e vedete c'è scritto sopra, in alto c'è scritto martedì, c'è questo dato con i punti interrogativi, che non so cosa vuol dire, però... Ah, ecco, se vedete in alto a destra c'è compiti, quindi il dato con i punti interrogativi indica che ci sono da fare determinati compiti. Qui dobbiamo fare il bucato, ok, l'ha lasciato qui, mossa che vuol dire? Raccogli la biancheria, ok, l'ho preso. Getta la biancheria nello scivolo, l'avevo visto, sì. L'avevo visto che stava vicino all'ascensore. Vedete ancora un po'. Cioè, insomma, qualcosa da migliorare. Ci sono delle compenetrazioni clamorose. Va bene. Andiamo qui. Basta avvicinarsi, neanche spingere tutto. Ah, ok. Quindi adesso scendiamo e andiamo. Bene, qui. Sì. Dobbiamo far partire la lavatrice. Quindi. Lo scivolo, diciamo, ci porta la biancheria sporca direttamente in lavanderia e dobbiamo andare ad attivare la lavatrice. Ok, accendi F. Ok, però come faccio io a sapere? Okay. Ah, ok, tocca ritirare la biancheria, fare il bucato, altrimenti gli ospiti pagheranno di meno. Va bene, adesso che devo fare? Come... Ah, mi è anche uscito l'obiettivo completo del tutorial, quindi credo che il tutorial sia finito. E io mo che devo fare? Allora, alle 12 c'è l'icona con la valigetta. Vediamo cosa vuol dire. Qua intanto com'è? Ah, quello se n'è andato proprio. Vediamo un attimino qui che c'è scritto. Allora, volendo credo si possano aprire le altre stanze. Vediamo qui in basso a sinistra, bonus in contanti, risultato, Damocles, polizia, russi, mafia. Bene, non è proprio tranquilla la cosa. Qui ci sono le finanze. Missione, ok, quindi una sorta di aggiornamento sulle finanze, va bene. La mia stanza in questo momento costa 35 dollari, ok, come si esce? Declino. Va bene, allora adesso più che altro io voglio capire, questa ha fatto? Perfetto, così? Posto così? Credo che sia posto così, va bene. Allora, proviamo per esempio. Allora, aspettiamo le 12, vediamo un attimino che succede. Ah, ok. Arriva quando c'è la valigetta, evidentemente arriva un nuovo ospite. Buonasera o buongiorno. Axel Tassis. Lo prendiamo e lo buttiamo sempre nella 101. Perfetto. Fatto questo, alle 4, che credo siano di pomeriggio, c'è da fare, credo, qualcos'altro. Andiamo un attimino su, andiamo a vedere qua che c'è. Cerchiamo un attimo, ragazzi, di esplorare per capire più che altro cosa. Che cos'è? Un mas per un membro di una gang russa. Misura quanto tempo potresti tenere la testa del tuo amico sott'acqua. È una sorta di museo
La buona musica rende felici le donne di Damocle mentre intrattengono i loro clienti. La bellissima nave con cui gli italiani arrivano in America. Se non fosse per questa nave, gli americani probabilmente morirebbero di fame. Non lo so, queste cose a cosa. La doccia obbligatoria al cliente è il momento perfetto per spostare l'orologio avanti di qualche minuto. Vabbè. Ok, allora andiamo a vedere un attimino prima cosa giù. Qui cosa c'è? Qua c'è il ristorante che immagino sia chiuso. Sì, vediamo qui se possiamo fare. Qua ci sono dei telefoni, se possiamo aggiornare qualcosa. Allora, l'atrio aggiorna, c'è una stella, quindi allora volendo, credo, possiamo. No, solo l'atrio però mi fa vicino. Mi fa selezionare solo l'atrio. Se lo aggiorno, 1000 dollari, niente, non ci abbiamo i soldi. Allora, andiamo ad aprire magari un'altra stanza. Così cominciamo a guadagnare qualcosa. Immagino che per aprirla il discorso era, no, entrarci e mettere il letto, perché se vado qui spingo 102, esatto, mi dice non c'è niente, quindi la stanza non può essere aperta. Però perché se io questa, ok, perché mi dà 0 adesso? No, la 101 io voglio. Aspettate, 114, 101, non me la fa vedere. Bene. Allora, scusate, giusto per capire. Allora, questa è occupata, quindi non si può. Ah, c'è il cliente. Ah, forse per quello. Ok, allora proviamo a aprire questa. Mettiamo un letto qui. Allora, prima la puliamo. Com'era qua la questione? No, indietro. Ok. Proviamo a metterci oltre il letto magari qualcos'altro. Poi rinnoviamo il bagno e vediamo se. Madonna mia, che tenda. Allora, opzionale, qui mi dice anche ripara il radiatore. Quale radiatore? Ah, di questa stanza, di questo bagno. Ah, perfetto, questo bagno ha il radiatore rotto, quindi noi adesso F, che devo fare? Che cos'è? Ah, devo spingere. Eccola. È successo. L'ho rotto. A, D, D, A, 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 D, D. Ok, ragazzi, l'ho fatta. Bisogna essere anche abbastanza rapidi. Allora, il radiatore è riparato, perfetto. No, le macchie. L'unica cosa è che non ci dice quante macchie non è. Non c'è un indicatore per dire sì, le macchie le hai tolte tutte o meno. Ok, adesso andiamo a mettere un letto. Questo no, perché? Questo cos'è? Madonna, che brutto. Perché quello no? Però prima me lo dava. Oh, no. F1, indicazione del percorso. No, vediamo un attimino se c'è qualcosa da. Confermiamo. No, questo è quello che abbiamo già visto. No, però io non voglio. Come si esce? Cancellare col tasto destro, che ovviamente non cancella. No. Ecco, là c'è gente. Via, via. Oddio. Io non me lo fa togliere. Quindi non so cosa devo fare. Tab, no. B, no. Esc, no, niente, siamo costretti a mettere il letto. Mettiamo, no? Ah, ok, ragazzi, me l'ha fatto mettere, sì, imballare. Ok. Poi imballare, tocca capire se. Corri, corri, c'è gente. Imballare, non so se poi c'è una sorta di inventario. Non credo perché spingendo tab. Qui non mi fa fare niente. Eccola là. Lui chi è? Buonasera. Tu sei quello della stanza. Ma che vuoi? Non ce l'ho io la stanza, signora. Molto volentieri, ma non c'ho stanze, quindi non posso. Capito? Non c'ho spazio. Declino. Sono costretto a declinare. Giusto, c'è ragione. Ho bisogno di più di una stanza tattica, la chiamata. La famosa stanza tattica. Ready room, una stanza pronta, ovviamente. E il solito consiglio, ragazzi, consiglio che do sempre quando mi trovo davanti a queste traduzioni un po' così, consiglio sempre, se capite l'inglese, mettete il linguaggio in inglese, mettete la lingua inglese, perché è abbastanza, dai, ridicolo. Allora, qui c'è sporco, però io voglio un attimino pulire pure qui.
Se leva quella, sì, perfetto. Controlliamo che non ci siano più. Ok, allora ricominciamo. Letto. Abbiamo solo questo di letto? Solo questo. Vabbè. E mettiamo questo. Allora lo mettiamo qua. Per esempio. Vai. Poi. E una cos'è questi tavoli? Non li posso. Allora, io immagino che con la reputazione poi si va. No, la cosa che mi sta facendo un po' così è che non, cioè, non si paga per mettere queste cose. Le prendo, le metto così. Boom. Non pago niente. Vabbè. Quindi non si paga nulla. Quindi a questo punto mettiamo tutto quello che si può. Mettiamo anche un armadio. Mettiamo, sì, qua cos'è, una scrivania, no, decorazioni, quadri, niente, orologi, cose varie, niente, questo niente, questo qui che cacchio è, non riesco a 71, ma che è? Ah, forse sono, ah, forse questi, ah, ok, credo sia soffitto, muri e pavimento, ma in questo momento non possiamo fare nulla. Chi è? Che è successo? Ah, è mezzanotte, ok. E no, io giusto, più che altro volevo anche qui. Allora, ah, questa dobbiamo ritirare. Andiamo a ritirare la mondezza. La mandiamo giù. Perfetto. Voglio un attimino migliorare pure questa. A sto punto gli metti. Certo, questa è piccolina, eh. Ah, questa che cos'è? Ah, ok, perfetto. Che è? Quanta mondezza ha fatto? Forse allora, quella nera. Probabilmente quella nera è proprio l'immondizia. Quella bianca dovrebbe essere la biancheria, credo, eh. Allora, mettiamo il comodino pure a lui. Magari qua. Ok, e l'armadio c'entra? Vediamo se gli c'entra l'armadio. No, qua non si può. Ogni tanto alcune cose sì, alcune cose no. Non sto capendo, sinceramente. Non era questo, era questo. Vediamo un po'. Questo l'ho messo. Non so se va in base alla grandezza della stanza. Una sedia? Ma una sedia, però boh. Qua niente. Ah, mettiamo una sedia. Vediamo se. Tanto non si paga, quindi è posto così. Alla grande. Credo che non si. Poi magari alla fine mi manda il conto, così siamo rovinati. Allora, rinnoviamo il bagno della 102, da qui. Migliorare. Adesso costa 30. Ammazza, come 30? Ma 101? 55, però vedete? Perché c'è il letto migliore. Qua ci, ok, qua ci dice le cose che abbiamo, però io. Ah, ok, la sedia va bene. Allora facciamo una cosa, però. Quindi la sedia si serve e ce la vado a mettere. Cioè, questa, quella è più piccola, però questa è più grande e costa di meno. Aspetta, mettiamo la sedia, però. Vediamo un attimino se con la sedia. Perché c'è sto letto che fa schifo, giustamente, per carità, ma io no, non me lo fa questo zero, niente, zero, non si può. Non si può, vabbè. Forse quello lo fa mettere bello perché è la prima, il tutorial, forse, immagino io, eh. Allora, vediamo un attimino, 102, 40, ok, con la sedia abbiamo alzato un po' il prezzo della stanza. Modificare il bagno. Allora, 101, 55. Il bagno, vedete, è modificato, quindi non me lo fa fare qui. Ah, qui io giustamente devo aggiornare il bagno. 65 alla grande. Perfetto. Allora, andiamo giù. Piano 1, lobby. E credo che. No, siamo quasi arrivati. Il tempo scorre abbastanza velocemente da quello che sto vedendo, perché siamo già quasi alle 8 di mattina. Allora andiamo a fare la lavatrice, se accendi, accendi. Ah, ok, non c'è, non è, credo non sia specifico il posto dove va a finire la biancheria. Basta accendere la lavatrice, viene pulita e viene sistemata. Perfetto. Adesso alle 8 in teoria, alle 8 in teoria io però dovevo fare la biancheria, l'ho già fatta. Allora, andiamo a vedere un attimino quelle trappole. Ho visto su, c'erano delle trappole per topi. Vediamo un po' come, se le possiamo mandare giù, insomma, se le possiamo mettere al piano di sotto, anche se non ne ho visti di topi sotto, però. Allora, così è, mossa. Ok, come la. Aspetta. Ah, la tiro proprio così. Col destro la tiri. Boh, vabbè.
Andiamo giù. Questa, vediamo un po'. Uno. Vediamo un po'. Topi, topi, topi. Non l'ho visto. Ce n'era uno grosso, ma non lo vedo più. Ah, mettiamola, che ne so, tipo qui. Qua, accanto alla colonna. Boh, così. No, non so. Col destro la tiri, col sinistro la butti per terra, insomma. Però non so se si deve fare in questa maniera. Boh, vabbè, mettiamola qua, vai. E vediamo che succede. Allora, poi niente, perché adesso dobbiamo fare un attimino due soldi e aprire più stanze possibili, credo e immagino che sia questo, insomma, la questione. Parla con il poliziotto. È arrivato un poliziotto, vediamo un po', buonasera. Parlare. Welcome to my hotel. How can I help you? Good morning. I'm Inspector Wunuk from the local police. So it's true that the Griffin Royal Hotel is accepting guests again. We miss this place. Now that it's operational, I'll need your help. You'll be doing a service for the Chicago police, son. Your uncle would be proud. One does not refuse the police. What is it about, Inspector? A man of Italian descent will be coming to your hotel. Check him into room 101, and before you check him in, place this suitcase in the room. The contents of the suitcase are none of your concern. It's a matter between me and my Italian friend. You must place the suitcase discreetly. It's very important. We don't want the wrong people finding out about this. I understand, Inspector. Are there any other details? How will I recognize the mentioned Italian? You'll easily recognize him by his Italian accent and hat. When the man leaves the room, go back for the suitcase and bring it to me. I'll be waiting at the bar. And don't worry, if you do everything right, you'll benefit more than you think. In this city, it's good to have the favor of the police. Understood, Inspector. Please enjoy our bar. I recommend the whiskey. Now I'll get back to my hotel duties. Ok, quindi inizia, diciamo, una sorta di storia, comunque questo, o comunque missione, chiamatelo come volete. Ci ha detto che un suo amico italiano verrà all'albergo e gli dobbiamo far trovare questa valigetta. Quando se ne andrà dovremo riprendere la valigetta e darla al poliziotto. Quindi c'è qualcosa sicuramente di non proprio legale in tutto questo. Inizialmente pensavo fosse tipo qualcosa, un registratore, un microfono, qualcosa. Invece mi sembra proprio si tratti di uno scambio. Amico italiano, quindi mi viene in mente la mafia e cose simili. Allora, questa io la devo mettere qui. Aspetta il signore. Che è successo? L'ha messa? Ah, ok, sì. Dov'è? Non c'è. Vabbè. Allora, si perde un po' in dettagli. Vedete, la valigetta ce l'ho in mano. Sono entrato e sparita, quindi è stata messa. Però almeno farla vedere non è che avrebbe fatto schifo, insomma. Però vabbè. Aspetta il signore, quindi alle 4, vedete come vediamo su, arriverà l'ospite. Ecco, tacci, maledetto sorcio. Allora, aspetta, prendiamo questa, se la metto qua. Dove stava? Eccolo, è qua. Ciccio? Sparito. Ah. Che è? Perché vuol dire paga? Ah, ok, per sbloccare le stanze si paga da adesso in poi, $180. Bene, usa un grimaldello, quindi la potrei anche scassinare e aprirla in quel senso. Allora, qui non abbiamo biancheria, non ci abbiamo niente, quindi io questa... Preso? Ah, bello, t'ho pizzicato, che schifo, e mo? Perché ci faccio questo coso? Butto qui, vediamo un po'. Ah, vai, no, lo scivolo va ovunque, insomma. Tipo il distruttore molecolare dei rifiuti. Allora, questa la mettiamo qui, quindi funziona, no? Perfetto. Metto un po', allora. Mettiamone un'altra giù, va. Poi andiamo giù, che tra un po' arriva il nostro amico italiano. Quindi, allora, abbiamo capito che adesso per sbloccare altre stanze si pagano $180. Io voglio solo capire adesso se io ho due stanze aperte, se alle 4, vabbè, a parte che arriva questo qui del, diciamo, della storia principale e va bene, ma voglio capire solo se in base a quante stanze ho aperte arrivano altrettanti clienti. Adesso ce n'ho due, spero che
alle 4 arrivino due clienti, almeno in modo di poter insomma alzare qualche soldino. Questo che cos'è? Il guardaroba, ok. Non si può fare nulla qui. No, te che cos'è? Rubare? Come rubare? F? No, ma dai, ma che rubi i soldi alla gente? 9 dollari. Che finito? Ma dai, ma manca a fa così però. Qua non c'è niente. Vabbè, ok, nel guardaroba si può entrare e rubare tranquillamente i soldi agli ospiti. Poi, ma non so di chi sono tutte queste giacche. Non c'ho nessun ospite in questo momento, quindi, boh, vabbè. Un po' così, un po' così. Allora, qui ha fatto io, quindi accendi che non ci dovrebbe essere niente. L'ho riacceso. Boh. Vabbè. Accendiamo, accendiamo. Che vedo di? Il telefono si può. Ah, vedi? Si può utilizzare il telefono. Si può fare un numero. Ok, questo forse magari per le missioni dopo la cucina si può entrare. Arrivo, eh? No, qua sono. Andiamo a vedere se c'è il nostro amico italiano. Vediamo intanto se ci sono uno o due clienti. Al momento il cappello è lui, eh? È lui sicuro, ragazzi. Pablo Montini, classico in italiano, sarà lui? Cappello il suo. Mettiamo Pablo Montini qui. Aspetta che il signore lasci la stanza. Il signor Pablo Montini, di origini italiane. Se può uscire? No, manco niente. Volevo andare. Ma piove sempre. È una pioggia perenne. Questi poverini, vedi, ingobbiti. C'è il tram, che è San Francisco. Oddio, mi ero perso la città. Non so se l'ha detta la città, eh. Reception. Non si può cambiare il nome all'hotel. Abbiamo visto che il nome quello è, quello rimane. Allora, Pablo Montini ha fatto. C'ha proprio la camminata da mafioso questo, eh. Guarda qua. Restituisci la valigetta al poliziotto. Ok, andiamo a vedere. Andiamo su. Allora, erano da 101, sì. Ah, non ce la posso fare, ragazzi. Buttata così fuori alla porta. Neanche dentro, proprio così, stati, becca, via. Chiunque passa. Vabbè, ok, prendiamo la valigetta. Io spero, ragazzi, che venga un po' rifinito, perché veramente alcune cose sono proprio rozze. Ci vorrebbe poco, insomma, per aggiustarle. La valigetta, invece di farla sponare fuori alla porta, farla sponare dentro. Io dentro, mi ha detto di lasciarla dentro, è sparita. Mi ha detto riprendila dentro, l'ho trovata fuori alla porta. Non lo so, vabbè, un po' così. Perfetto, gliel'ho ridata. Vediamo un po' Inspector che Bonnell, dice. here, your briefcase. Thanks, son. The whiskey was excellent. Here's a tip for your help. Scegli una ricompensa. Ok, che vuol dire? Missione completa. 1, 2, 3. 1. Ah, no, 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 però confermare no, no. No. Ah, mi ha dato anche 500 dollari. Mi dà queste e mi sblocca queste cose. 1, 2, mi sblocca queste. E 3, mi sblocca queste. Ok, certo, un tip, qualcosa. Allora, il letto normale. Ma che è cambiato? Ma che è? Cambiano sempre, che vuol dire? No, ci sto a capire niente, ragazzi. Ma ogni volta che spingo cambia. O sblocca tutto. No, però scegli una ricompensa. Allora, intanto mi ha dato 500 dollari, ok. Qua il tempo passa, quindi mi devo sbrigare. Allora, dove stava il letto? Qual era? Ma, boh, non lo so, raga. Facciamo uno, dai, facciamo così. In Chicago, four factions are Chicago, fighting for influence and power. The ok. local police, who should be helping ordinary citizens, but don't always fulfill this duty. The Italian mafia. Officially, they run restaurants on the main streets of the city. Unofficially, they conduct illegal businesses and eliminate those who try to interfere. The Russian gang. Poverty in their country brought them to America. They try to make a living in various ways. Damocles. Women who control prostitution throughout Chicago. Sex is a powerful weapon, and they are said to wield it masterfully. Va bene, quindi abbiamo visto, ci sono quattro fazioni. Si svilupperà, credo, intorno a questo, a tutte queste cose, la storia, eh. Allora, andiamo al libro del bar. Intanto, dicendo al libro del bar, possiamo sbloccare il bar, eh? Vediamo un po'.
Puoi aumentare la tua reputazione all'interno di ciascuna fazione acquistando il tipo appropriato di alcol. Ah, 30, 20, 10 al momento. Come funziona? Come? Allora, ok, acquistando il... Allora, io ho 1361 dollari, acquistando il tipo di alcolico, insomma, per ogni fazione ne aumento la percentuale. Quindi vedete, certo che per esempio il vino degli italiani costa un botto, la vodka per i russi, il gin per le donne del Damocles e per la polizia il whisky. Io compriamo, che ne so, per esempio questo. Ah, 6 di 1%? Sì, vabbè, sta bene così. Va bene, ok, perfetto, My uncle used fatto. to say, business is best done over a good drink. Each of the four factions has its favorite Sì, vabbè, alcohol. questo è quello The che police drink dicevamo. whiskey, the Whisky, mafia drinks mafia wine, beve il vino, the Russians drink vodka, vodka and e gin, Damocles drinks vabbè. gin. The bar will show me my level of trust with each faction. I can also buy alcohol to increase the trust level. Sometimes this may be necessary. If I stay close to the factions, I might find out who killed my uncle. One of them is certainly responsible for William Griffin's death. Ok, quindi il mistero, diciamo, misterioso da risolvere è questo, è avvicinarci alle fazioni il più possibile, poi magari la storia svilupperà anche facendo fare scelte, non lo so, se non ho capito male da quello che ha detto, non è l'unico modo per alzare la percentuale, non è solo comprare gli alcolici, ma che probabilmente sarà anche fare missioni per loro, e scoprire chi di queste quattro fazioni ha ucciso mio zio. Allora, vai al libro del bar, io ci sono andato, l'ho fatto, ok, perfetto, è finita così, e questo è quanto. Adesso non c'ho niente da fare, immagino fino a domani mattina. Allora, andiamo un attimino alla stanza, poi per questa sessione, diciamo, chiudiamo perché altrimenti viene troppo lungo, per vedere cosa ho sbloccato, se si riesce a capire cosa abbiamo sbloccato, perché io sinceramente non l'ho capito, perché c'era, ogni volta che spingevo c'era una cosa diversa. La allora, vediamo, no, anzi 102, che era quella con il letto un po' schifoso. Vediamo un po', se io adesso faccio così. Ah no, il letto è rimasto. Ah, ho sbloccato un divano. Bene. Qui nada. Qui il divano, ok. Ok, ah, ok, nuova giornata. Qua c'ho tre. Se io vado qua, no. La sedia, l'armadio, no. Qua niente. Vediamo per esempio, queste qua anche, no. L'orologio. A me sta cosa che non si pagano mi risulta fastidiosa. Allora, qui abbiamo detto che possiamo. Che cos'è questa cosa? Ma che è una macchina da cucire? Cos'è? Boh, vabbè, mettiamola. Dicevo, questa cosa che non si pagano i mobili non è che mi piace sinceramente tantissimo. Perché allora tutto sblocco, metto tutto, che me frega, tanto non pago. L'orologio qua. E che ecco, vuol dire meno uno. Che è meno uno questo? L'attaccapanni, mettiamolo qua. Ma cioè, boh, questo così. La te, mettiamo. So perché mi dà meno uno. No, cioè più metto cose più me le sblocca. Non so questi numeri cosa vogliono dire, sinceramente. Qua niente, qua abbiamo messo. E volevo vedere i pavimenti. 7-1 che vuol dire? No, se vuoi niente. 7-3 niente. 7-2 niente. I muri? No, non si può fare, non si può fare. E i soffitti non si può fare. Va bene, adesso io ho messo tutta sta roba, no? Voglio andare a vedere quanto costa adesso questa stanza. Vediamo un attimino. 102, 85 dollari. Ho messo questo e questo. Ok, perfetto. Questa era tutte quelle cose. Aspetta, scusate, 85, giusto per capire come funziona il gioco, non per niente. 85 dollari. Io adesso, per esempio, tolgo. Ne lascio una, no? Tolgo questo e in balla e tolgo l'attaccapanni, per esempio. Andiamo a vedere. Se costa sempre 85 vuol dire che ne basta una. 85, perfetto, alla grande. Ultima prova, lo levo.
Anzi, no, inutile che lo levo. Ok, abbiamo capito che costa di, diciamo, tra virgolette, non so, decorazioni, non so quello che è, mobilio in più, abbellimento. Le decorazioni sono tipo quella cosa che ancora non riesco a capire che cos'è che abbiamo messo su quella sorta di mobile, quella che sembrava una cucitrice, non so se è una cosa per la musica, magari degli anni 50. Quindi basta, credo che ne basti una, tanto non si pagano, insomma, quindi poi boh, si può anche riempire e fare come meglio vi aggrada. Ragazzi, dai, io per questo video direi che abbiamo finito. Considerazioni sparse, potrebbe essere interessante, secondo me va un attimino, diciamo, rifinito e aggiustato qualcosina, soprattutto a livello di il tutorial c'è stato, però non è molto esaustivo. Alcune cose vanno spiegate, magari sono scritte, non l'abbiamo controllato. Qui dentro, io sinceramente non ho controllato. Vediamo un attimino: atrio, ratti, ricevere ospiti. L'orologio ce l'ha detto, la lavanderia ce l'ha detto. Difetti nei bagni l'abbiamo visto. I compiti, viene visualizzato un pannello di informazioni importanti. Vediamo come sono andati. Ok. Quanti soldi abbiamo guadagnato e tre carte premio, mobili, decorazioni, colori di pareti e pavimenti. Tre carte premio. Che però ogni volta che spingiamo erano diverse. La sbarra mostra le nostre relazioni con le quattro fazioni, l'abbiamo visto. L'attività del bar, le missioni al bar sono un altro modo di migliorare i nostri rapporti con le fazioni. Ogni giorno sul balcone del bar appare una pila di giornali che contengono una lettera nascosta con le richieste di una delle quattro fazioni. Quindi andiamo a vedere un attimino questa. E intanto dicevo, questo andrebbe un attimino rifinito, un po' spiegato un po' alcune cose in modo migliore. Ecco, qui al momento non c'è questa cosa quindi magari si sblocca più avanti. E alcune cose abbiamo visto, insomma, a livello grafico ci sono un po' di compenetrazioni, non è proprio anche lì rifinitissimo, però per il resto secondo me potrebbe essere un gioco divertente per chi ama questo tipo di giochi, perché non è solo un simulatore, un gestionale, ma come abbiamo visto anche una storia sotto, che magari da quello che dicono, da quello che c'è scritto nella descrizione, si può anche andare a finire a finali diversi, se non ho capito male, perché dice ogni scelta che farete influenzerà la storia, ogni partita è diversa, quindi in teoria si potrebbero avere vari finali, varie insomma cose differenti. Questo è quanto ragazzi, dai, io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e vediamo se poi se vedo che il video piace magari possiamo provare a continuare a fare una serie, a continuare la storia di My Hotel. Ragazzi, io vi saluto, alla prossima, ciao ciao!